peccato. Tutto mio. Buongiorno. Guarda, non è il momento. Ma che diavolo, non è che facciamo molti progressi. Sono Ibsen e spero che le cose ti vadano meglio che a me. Sì, sono responsabile del buon funzionamento di questo sistema dati, ma l'accesso è un po' intermittente al momento. Una delle nostre pattuglie di esplorazione, ai tempi in cui le avevamo, trova un disco di dati in alcune rovine della zona contaminata.
Siamo infine riusciti a catalogarlo e siamo rimasti fuori dall'archivio dati nell'istante in cui si è caricato. Salta fuori che aveva un virus. Ci sono delle pattuglie. Solo quelle di esplorazione. Siamo in stato di isolamento di sicurezza da... Beh, diciamo solo che è da un po'. L'unica occasione per chiunque di andare su è il turno di guardia o i rifornimenti. A parte quello, sono tutte pareti di acciaio e lampade al neon. Quello non sta a me dirlo. È un argomento delicatino. Forse ti conviene far finta che non te l'abbia mai detto. Sì, un idiota prebellico con troppo tempo a disposizione evidentemente ha deciso di infliggere questa sofferenza alla gente che lo circonda. Sta mandando in palla tutti i terminali di qui al momento. Per fortuna usiamo questa sezione solo per archiviare i dati storici. Direi che non c'è niente da perdere a sottoporlo a un altro paio d'occhi. Forse tu puoi guardarlo con occhi nuovi e trovare qualche soluzione. L'intero sistema è infetto, ma il virus stesso è diffuso in 3 terminali. Il problema è che continua a spostarsi periodicamente. Lo sconfiggiamo in un terminale o 2 per poi vederlo fare il salto per colpire un'altra serie di terminali prima che riusciamo a trovare il terzo. Volevi riprovare a isolare... Non ho tempo di occuparmi di stupidaggini come la politica adesso. Ora il mio primo pensiero è rimettere in funzione questo dannato archivio dati. Oh, di tutto e di più. C'erano già informazioni sulla disposizione e sui sistemi di questo bunker, ma poi abbiamo aggiunto anche i nostri dati. Prima dell'isolamento di sicurezza avevamo perlustrato ampiamente la zona circostante e avevamo compilato dei dossier sui vicini punti di interesse. Devi riprovare a isolare. Va bene, terrò d'occhio quando salta. Quando ti do il segnale, inizia a controllare. Il virus ha appena fatto il salto. Trova i terminali che ha colpito. Dieci secondi. Dannazione, ha fatto il salto. Credevo che l'avessimo sistemato quella volta. Ciao, estraneo.
Ah, sei tornato. Hai trovato le pattuglie mancanti o avevi altro in mente? Allora, erano tutti morti. Direi che non sono sorpreso. Abbiamo pochi amici nel mondo di sopra e molti nemici. Ma dobbiamo volgere le nostre menti su altre questioni. Quando mandai fuori quelle pattuglie, mandai anche 3 cavalieri in missione di ricognizione. Quando le pattuglie non tornarono, pensammo al peggio e inviammo una sola comunicazione agli scout di restare in posizione e tenere il silenzio radio. Voglio che contatti quegli scout e raccogli i loro rapporti. Come le pattuglie, indossano dispositivi che ti consentiranno di trovarli. Quando li trovi, di loro che sei il mio rappresentante e chiedi loro se gli orsi sono ancora a caccia. Con questo accetteranno di parlare con te. Torna quando hai raccolto tutti i loro rapporti.